Mi chiamo Maurizio Pugno e sono qui a illustrarvi sommariamente cos'è Bluesland. In questo canale Patreon cercherò di mettere a disposizione la mia visione di blues associato alla musica radicata nella vita di tutti i giorni, senza alcuna pretesa di verità assoluta. Ci potremo incontrare nei vari livelli di abbonamento, dove potrete chiedermi di tutto, dubbi, domande e tutto quello che possa essere per voi elemento di curiosità. I livelli di abbonamento sono così suddivisi. Livello 1, Walking. In questo livello passeggeremo insieme camminando con le parole. Ogni tipo di scelta, attitudine, dedizione, percezione che ognuno di noi in modo diverso riceve dalla musica ha un senso se siamo consci che tutto ciò che calpestiamo appartiene a noi in quanto appartiene a tutti. Livello 2, Walking and Playing. Oltre a tutto ciò che trovate nel livello 1, in questo livello proverò, da bravo cameriere della musica, a servirvi su di un piatto unico materie prime e condimenti che serviranno, credo, spero, a speziare con il blues le vostre peculiarità o curiosità musicali, sia che siate musicisti che dei semplici appassionati di musica. Molti di voi probabilmente non conoscono la mia storia personale, ma impareremo a conoscerci strada facendo. E qui, chitarra in spalla. Troverete tutte cose che ho raccolto per strada, comprese le cartacce che ho poi gettato negli appositi cestini. Non troverete materiale accademico e che vi faccia pensare, seppur virtualmente, di trovarvi in una stanza che odora di cera d'api. Ci sarà la possibilità di scaricare anche materiale in PDF e in MP3. La parola d'ordine è passione nella condivisione. Livello 3, Walking, Playing and Living. Questa è la terza dimensione di Bluesland, dove la vibrazione reale tra me e voi potrà farci incontrare su vari livelli di relazione. Sono qui a travasare la mia esperienza di vita spesa on the road in una comunità, nel tentativo di condividere con voi le esperienze reali che la musica suonata mi ha offerto. Dal pubbetto, dove risultiamo spesso solo elementi decorativi, al megateatro o auditorium superfigo, ai ritrovi, negozi di dischi, cinema, piazze, librerie, dove la musica da suonata diventava parlata. Qui potremo programmare degli incontri in video chat, Skype, WhatsApp, eccetera, dove chiedermi tutto ciò che pensate, avere delle video lezioni, formulare i vostri dubbi, domande, proposte o tutto ciò che credete possa essere per voi motivo di curiosità. In questo livello potete scaricare il podcast di tutta la puntata in MP3 e ascoltarlo o riascoltarlo mentre state facendo qualcos'altro. Ogni livello verrà di volta in volta irrobustito da materiale extra che raccoglieremo cammin facendo. Fuori dai livelli potete comunque trovare una vetrina di contenuti messi a disposizione per chiunque avesse voglia anche solo di una sveltina. Ci vedremo e sentiremo con scadenza regolare, con contenuti sempre diversi e spero utili ad un percorso alternativo. Bluesland è un viaggio anomalo fatto di aneddoti e vita vissuta, di chitarre e video, di podcast, PDF e chat, di meeting one-to-one e curiosità, di guide all'ascolto, performance, di suggestioni, recensioni, di extra e molto altro. Proverò a raccontarvi la storia di questa terra come forse non l'avete mai sentita prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo. Io vivo e ho vissuto con più di 35 anni di attività in giro per il globo. No. Il blues, ma direi la black music in toto, con enfasi mediterranea, crescendo a Gubbio, in Umbria, tra palazzi del 1100, e alzandomi la mattina non con il blues addosso, ma con un forte senso di giramento di scatole che dura normalmente fino al caffè. Mi sento una specie di Jimmy Reed che sa di cresce fricco. Allo stesso tempo continuo a scavare buche cercando disperatamente di scoprire cosa rende così bluesy tutto ciò che calpestiamo anche inconsapevolmente, comprese le cacche. È secondo me fondamentale sapere da dove proviene il linguaggio che stiamo utilizzando, allo stesso modo in cui è importante non perdere di vista da dove si proviene. Ed è altresì giusto vivere e conoscere tutto ciò con profondo rispetto ed umiltà. Ma le radici servono a far crescere l'albero e non a rimanere radici. Il blues è la polvere se c'è il sole ed il fango se piove.
su cui la musica leggera cammina ormai da oltre 100 anni. Ma il blues è il riassunto di correnti che sono venute a contatto e che si sono mescolate anche loro malgrado. Sin dai primi appuntamenti inizieremo a smontare e a rimontare questa teoria del tutto applicata al blues, raccontando la sua storia attraverso la mia e la vostra storia. Per chi la conosce sarà un viaggio atipico, che non parte dal pre-war blues per finire nel Chicago blues e così via, ma che parte dal contemporaneo di allora per finire nel contemporaneo di oggi. Per chi non la conosce sarà invece un accorgersi del vicino di casa mai notato prima, ma che abita lì da sempre, da prima di noi. Procederemo un po' random, senza dare per forza un senso cronologico alle cose. Sarebbe sinonimo di ordine e io onestamente sono qui un po' per professare il disordine stilistico e non certo per le regole del ricamo e punte croce. Questo è Bluesland e noi ci troviamo qui per difenderla in quanto era ed è la terra di tutti, calpestata da tutti e dove tutti generano ed hanno generato la musica leggera degli ultimi 100 anni. La difendiamo cercando di allontanare i luoghi comuni, affondando i piedi nella terra per sentire la radice, ma attraversando il nostro tempo, liberi dal rimanerne intrappolati. Iscriviti ad uno dei 3 livelli ed inizieremo un percorso comune da tracciare su questa terra senza orizzonte. Bluesland.